Noi italiani abbiamo sempre guardato gli Stati Uniti come una terra promessa, il posto dove i sogni possono diventare realtà. In un'ottica meno romantica, il mercato americano ha sempre avuto una forte influenza sul nostro, sia in termini puramente finanziari che in ambito di sviluppo del business. Credo però che negli ultimi anni le cose siano cambiate. Per capire meglio voglio fare qualche domanda a Francesco Costa, giornalista e vice direttore di Il Post, creatore del podcast Da Costa a Costa ed esperto del mondo a stelle e strisce. In questi ultimi anni, con l'amministrazione Trump e l'inizio di quella di Biden, la percezione del brand USA è cambiata un po' per tutti. Secondo te, quali saranno le conseguenze più importanti di questa corrente di scetticismo nei confronti degli Stati Uniti? Per un imprenditore europeo è più un pericolo o un'opportunità? Ciao Alessandro, grazie dell'invito. È vero che la politica e la società statunitense attraversano uno dei momenti più complicati della loro storia, così come è vero che la reputazione di questo paese, per quanto oggi sia un po' in ripresa, ha subito una serie di colpi, le due guerre fallimentari in Iraq e in Afghanistan, la crisi globale del 2008, la presidenza di Trump. Una cosa che però non dobbiamo dimenticare è che l'influenza straordinaria degli Stati Uniti è maturata, si è consolidata, soprattutto nel secondo dopoguerra, ed era una fase in cui non è che gli americani mettessero proprio tutti d'accordo, anzi, per metà del mondo erano il male assoluto, l'imperialismo, il capitalismo, gli Yankee. Insomma, gli Stati Uniti non hanno mai messo d'accordo il mondo, eppure questo non gli ha impedito di diventare la più grande potenza economica, militare, tecnologica, scientifica del pianeta. Tra l'altro, se vuoi, questo è proprio il vero elemento un po' controintuitivo di questa fase storica, perché oggi c'è un paese che è in grado di rivaleggiare con gli Stati Uniti sul piano economico, sul piano militare, sul piano scientifico, tecnologico, che è proprio la Cina, naturalmente. Ma sul piano invece della reputazione, se è vero che gli americani non passano un gran momento, non si può dire che la reputazione globale cinese sia migliore di quella americana. Non si può dire nemmeno che l'influenza culturale cinese oggi possa rivaleggiare con l'influenza culturale americana, un pilastro dell'egemonia degli Stati Uniti nel Novecento. Mi capita ogni tanto di fare questo discorso in pubblico e di chiedere, non so, quali sono gli ultimi 10 film cinesi che avete visto? Quante app cinesi avete sul cellulare? Sapete dire i nomi di 10 università cinesi? E le facce che vedo davanti a me sono sempre un po' perplesse. Veniamo al discorso sugli imprenditori europei. Per chi vuole investire negli Stati Uniti, non credo che la reputazione esterna degli Stati Uniti sia davvero un fattore. Sicuramente è un fattore conoscere bene il mercato e la società statunitense, su cui circolano un sacco di stereotipi, e a volte, per esempio, noi italiani siamo convinti che basti dire che qualcosa è made in Italy per venderla con grande facilità. Per quanto riguarda gli imprenditori europei in Europa e come possono essere condizionati da questo calo della reputazione americana, anche lì non credo che cambi molto, nel senso che innanzitutto Stati Uniti e Unione Europea formano tuttora la relazione commerciale più importante, più integrata che ci sia nel pianeta. Tuttora gli Stati Uniti sono il principale partner europeo per quanto riguarda il commercio e gli investimenti, e questa relazione è così consolidata e ha delle radici così profonde nell'economia reale, nelle catene di produzione del valore, per cui certo le cose possono cambiare e cambiano infatti, ma in base a quello che accade nell'economia reale, dal mercato delle materie prime alle supply chain, piuttosto che al calo o all'aumento della reputazione di questo o quel soggetto. Se ti dovessi chiedere a bruciapelo una cosa che vorresti importare dall'ecosistema imprenditoriale americano al nostro, che cosa mi risponderesti? Invece, una nostra caratteristica di fare business che loro dovrebbero implementare? Beh, teniamo presente innanzitutto che stiamo parlando di uno dei paesi col maggior tasso di imprenditorialità al mondo e uno dei paesi col peggior tasso di imprenditorialità, quantomeno in Europa. Insomma, su questo tema dobbiamo partire dal fatto che sono molte di più le cose che noi possiamo imparare da loro che il contrario. Se devo citarne una di queste, e mi rendo conto che è anche un po' generico, però citerei un certo atteggiamento degli americani e degli imprenditori americani dissacrante, noncurante, a volte persino irrispettoso nei confronti del passato. Non sentiremo mai un imprenditore americano dire che fa le cose in un certo modo perché si è sempre fatto così. La tradizione può essere uno strumento di marketing, ma non è quasi mai un criterio con cui fare le cose. Si cambia, ci si adatta molto in fretta, si cambia anche in modo molto radicale quando si fa impresa negli Stati Uniti, e gli americani sono pronti, anche con una certa incoscienza, ad abbracciare il cambiamento, l'innovazione. Questo fa sì che ogni tanto corrano dei rischi,
rischi e magari ogni tanto le cose vanno male, però si riescono a volte a intercettare dei trend con grande anticipo, si riesce a creare quelle aziende che a volte diventano le aziende più grandi del pianeta. Naturalmente queste sono caratteristiche imprenditoriali che esistono nell'ambito, nel contesto di un paese che poi ha lo stesso approccio in generale sul piano proprio culturale. È un paese che ha un mercato del lavoro estremamente flessibile, in cui si ottiene del credito con facilità, in cui sarebbe impensabile l'idea di tenere aperta un'azienda tecnicamente fallita per anni pur di tenere in vita certi posti di lavoro con la cassa integrazione, in cui le idee che sono disrupting, come dicono loro, anche sul piano legislativo, non vengono soffocate, ma anzi hanno campo per camminare prima che le pubbliche amministrazioni o i governi decidano come regolarle. Basti pensare, per apprezzare la differenza, diciamo, tra i due approcci, a quello che è accaduto in Italia e negli Stati Uniti, due contesti molto diversi, a idee e prodotti come Uber o i monopattini elettrici. Allo stesso tempo, potrà suonare banale, ma le cose banali sono tali perché a volte sono vere, e una cosa che secondo me gli imprenditori americani potrebbero, dovrebbero imparare dagli imprenditori italiani, almeno dai migliori imprenditori italiani, mettiamola così, è un'attenzione maniacale che noi abbiamo e loro meno alla qualità del prodotto anche nei suoi dettagli. Ne faccio un discorso generale, naturalmente ci sono delle eccezioni, però le merci, i prodotti statunitensi di solito non brillano per la qualità della produzione, per la qualità dei componenti, per la longevità dei prodotti. Si vede nel settore meccanico, si vede nel settore tessile. Questo è uno dei motivi per cui le aziende americane esportano così poco e il paese importa così tanto. È uno dei motivi per cui gli Stati Uniti, soprattutto in certi determinati settori, soffrono molto la concorrenza delle imprese straniere. La cosa interessante è che questa caratteristica, paradossalmente, sta anche però alla base del successo economico americano. Come dicevo, gli Stati Uniti esportano molto poco e la loro economia si basa in gran parte sul consumo interno, per oltre il 70%. Sono un popolo che notoriamente consuma molto, compra molto e poi ricompra, se qualcosa si guasta, piuttosto che ripararla, la ricompri, la butti e la ricompri. Questo stile di vita oggi sicuramente è molto problematico, però ha contribuito a far sì che l'economia americana diventasse quella che è adesso e quindi a creare prosperità, opportunità e ricchezza. Una delle questioni centrali degli ultimi anni negli USA è stata la gestione governativa delle superpotenze tech, da Google a Facebook. Che forma sta prendendo il rapporto tra il governo e i giganti di questo settore? E soprattutto, come lo scenario americano influenzerà il nostro? Su questo fronte le cose stanno cambiando. Per molti anni la politica in America e non solo ha sottovalutato la portata dei cambiamenti che questi giganti del digitale avrebbero portato nelle nostre vite. Oggi può sembrarci sicuramente un'idea un po' ingenua, ma fino a 10-15 anni fa l'opinione comune in America e non solo era che sicuramente internet avrebbe soltanto migliorato le nostre vite. Oggi sappiamo che le cose sono molto più complicate e questa consapevolezza ha avuto anche delle conseguenze sull'atteggiamento della politica nei confronti di questo settore, soprattutto dopo le elezioni del 2016. Dopo quel voto e dopo l'esito clamoroso di quel voto negli Stati Uniti, le persone progressiste si sono convinte che Trump avesse vinto grazie ai social media, grazie al suo account Twitter che dirottava le attenzioni dei media, grazie alla diffusione virale delle notizie false fabbricate dai suoi sostenitori o addirittura dalla Russia, il tutto mentre cresceva la consapevolezza che queste aziende facevano enormi guadagni e però pagavano pochissime tasse e in generale gestivano in modo molto sbrigativo i dati e la privacy degli utenti. Dall'altra parte, le persone conservatrici si sono convinte che le grandi società del digitale volessero invece penalizzare Trump e i conservatori, perché innanzitutto sono guidate e gestite da persone di sinistra, d'altra parte hanno sede in California, la California è uno stato super democratico. E poi la decisione di cacciare Trump dai social dopo l'assalto a Capitol Hill per molti conservatori è stata la prova definitiva che queste grandi società del web hanno un pregiudizio favorevole alla sinistra e non alla destra. La conseguenza è che per ragioni diverse, da destra e da sinistra, oggi il rapporto tra la politica americana e i giganti del digitale è straordinariamente complicato e conflittuale. I CEO di queste grandi aziende vengono spesso e volentieri chiamati al Congresso a testimoniare su questo o su quel caso. I repubblicani hanno cercato di abolire una norma, la sezione 230, che rende le piattaforme social, per esempio, non responsabili dei contenuti pubblicati dagli utenti. Questa norma è considerata una sorta di pilastro della libertà d'espressione su internet. Se fosse abolita, società come Facebook, per esempio, verrebbero considerate come degli editori veri e propri, cosa che però forse sono un po', visto che decidono che cosa vediamo sui nostri feed ogni volta che apriamo i loro servizi. I democratici invece pensano che i social media siano alla base della radicalizzazione crescente
crescente degli americani e pensano anche che alcune di queste aziende siano diventate troppo grandi e per questo stanno provando attivamente, ora che sono al governo, a spezzare queste aziende, a rompere per esempio grandi gruppi come Alphabet, quella di Google, o Meta, quella di Facebook, in società più piccole che possano essere quindi meno dominanti sul mercato. Naturalmente tutto quello che accade negli Stati Uniti è destinato a riverberarsi in qualche forma anche in Europa, però io credo che su questo fronte sarà più facile vedere il contrario in futuro. Se guardiamo all'atteggiamento con cui l'Europa ha trattato alcuni di questi giganti del digitale, le sanzioni erogate negli anni contro Microsoft e contro Apple, la sanzione recente dell'antitrust contro Amazon, ma anche il regolamento sulla privacy europeo, il GDPR, vediamo come la politica europea ha avuto fin qui una capacità di passare dalle parole ai fatti superiore a quella americana. E quindi se è vero che sul piano della creatività, dell'imprenditorialità, gli americani in questo momento hanno in qualche modo una marcia in più sul digitale rispetto all'Europa, io credo che sulla capacità regolatoria saremo noi a guidare e gli americani a inseguire. Francesco, grazie per questa bella chiacchierata che è stata illuminante sotto molti aspetti. E se ancora non seguite il podcast Da Costa a Costa, incominciate a farlo, perché Francesco riesce a fare una delle cose più difficili: dare sempre una prospettiva sfaccettata delle cose, non lasciando mai spazio a visioni unilaterali. Se avete altre domande per lui, fatele nei commenti. Magari potremmo invitarlo di nuovo in futuro e fargli le vostre domande.